Cari amici, benvenuti in questo video dedicato al Camp Baldi. Nell'ultimo episodio io, Mino e Triton abbiamo quasi rischiato la galera, ma per fortuna adesso Keitaro e Hunter si sono rimessi il costume, per fortuna, meno male. E Keitaro è anche convinto che l'acqua di mare riesca da sola a pulire laddove il sapone non riesce. Hai visto, Hunter? Siamo pulitissimi, ti senti meglio? Disse ad Hunter che camminava un po' come i gamberi a gambe larghe. Sì, grazie per avermi aiutato a lavarmi, Keitaro. Siamo zitti, guarda. Oh, devi essere molto affamato dopo tutto quel movimento, wink wink. Vuoi che ti vada a prendere qualcosa da mangiare, Hunter? Oh sì, effettivamente non mangiamo niente dal momento in cui abbiamo fatto quella pausa nei campi. Oddio, qualcosa Hunter l'ha ingerito sicuramente. Magari non era cibo, però. Beh, sicuramente Aiden avrà preparato qualcosa alla base del campeggio, riesco già a sentirne l'odore. Sì, ricordiamoci comunque che Aiden e Yoshinori nella run che sto giocando di Camp Buddy Scoutmaster Season erano a fare il terzo round in questo momento, ma magari ha cucinato prima o dopo, non lo voglio sapere. Torniamo alla base? Ok, certo, ma cosa diciamo a tutti gli altri? Voglio dire, è stato strano che sia sparito così nel nulla. Don't worry. Ma non ti preoccupare, Hunter, ci inventeremo qualcosa. Se ce lo chiedono, inventerò una scusa. Okay? Ok? Va bene, grazie Keitaro. Tanto le scuse non servono. Secondo me Yoichi capirà tutto per primo, come al solito. Comunque, magari ve ne siete accorti, ma sì, sono ancora in pigiama. Sì, fa ancora freddo in questa stanza. Infatti, temo l'estate, non so come farò a registrare Camp Buddy. Ciao ragazzi, siamo tornati! Perché? Dove eravate andati? Ma no, nulla, eravamo andati a rilassarci un po' sulla spiaggia, sai. Vero, Hunter? Wink, wink. Sì, esatto. Mi sembra che adesso tu ti senta meglio, Hunter. Ma per caso ti sei fatto male? Sei caduto? Cammini in modo strano. No, non l'ha detto, l'ho detto io questo. Sì, lo sapevo che Yoichi ci arrivava. Scommetto che questi due hanno soltanto trovato una scusa per sparire e fare zumpa zumpa in privato senza che nessuno li vedesse, a parte gli Scoutmaster. Hunter è a bocca aperta, poverino. Dai, uomo lupo, non siamo tutti degli animali come te. E invece, ma sì, sono sicuro che Hunter avesse soltanto bisogno di un po' di tempo da solo per rilassarsi e godersi il panorama. Sicuramente si è rilassato, il panorama se l'è goduto di più Keitaro, però d'accordo. Certo, da solo con l'uomo rana, godersi il panorama. Yoichi comunque è sempre quello più sveglio per queste cose. Dai, Yoichi. Anzi, dovresti scusarti con Hunter per come l'hai tormentato prima e l'hai spinto nell'acqua. What? Ma che... Ma te l'avevo già detto, io non ho intenzione di... Io do una botta in testa a Yoichi. Aia! Va bene, va bene. Campanellino, scusami se sono stato cattivo con te prima, bla bla bla. Va bene, Yoichi, stavi soltanto giocando e volevi che uscissi un po' dalla mia comfort zone. Apprezzo la tua onestà, non ti devi scusare, davvero? Yeah, sure, whatever. Ok, allora mi ritiro le scuse. E adesso ho dato una botta in testa a Hiro, mi sembra giusto. Ouch. Aia, questo è per avermi fatto dire quelle cretinate. Ehi, perché te la sei presa con me? Guarda che è stato Natsumi a dirti di scusarti. Prenditela con lui. Dai, dai ragazzi, non c'è bisogno di litigare. Non vogliamo che qualcun altro si arrabbi ancora. Scusate se vi siete preoccupati così tanto per me. No, tranquillo Hunter, l'unica cosa importante è che adesso stai bene. Thank you. Grazie ragazzi per essere così pazienti con me. Oddio, sembro io quando ho paura di aver fatto infastidire qualcuno. Ma no Hunter, tranquillo. Comunque sia, sicuramente adesso hanno tutti molta fame. Sicuramente Aiden aveva cucinato qualcosa, perciò andiamo. E infatti ecco Aiden, qualcuno ha detto affamato perché il pranzo è già pronto, bimbi. Non so quando abbia avuto il tempo Aiden. Oh, che tempismo perfetto. Cosa mangiamo oggi? Pesce alla griglia e verdure fresche. Wow, sembra buono. Che schifo. Oh, chiappe al vento. Veramente ci vuoi far mangiare l'erba? Mi hai chiamato chiappe al vento? Sì? Con chi altro pensi che stia parlando? Sei tu quello che se ne va sempre in giro a chiappe di fuori perché hai soltanto il grembiule addosso. I apologize. Chiedo scusa per Yoichi. Aiden gli piace dare soprannomi in giro. Nessun problema. Anyway. Comunque sia, non è erba, animale selvatico che non sei altro. Il fratellone ha lavorato duramente per cucinare questo pasto e tu non l'hai nemmeno assaggiato e già rompi. Dai Yoichi, qual è il problema? Guarda che pesce e vegetali sono un ottimo piatto. Sorry. Scusate ragazzi, ma Yoshi ha insistito che io vi cucinassi soltanto roba sana. Soltanto pesce
e zucchine. Chiara, devi stare zitta, veramente. Ma non vi preoccupate, ho fatto del mio meglio per renderlo speciale. Non ascoltare questo cane selvatico, Aiden, sicuramente non ha nessun tipo di gusto per apprezzare il buon cibo, visto che lui non fa altro che mangiare avanzi come fanno gli animali selvatici. Rimangiatelo subito, testa rossa. Ragazzi, un borsino, dai, io ci lo puoi... Ah, me ne sono accorta adesso, cosa è successo agli occhi di Keitaro? Perché sono lì? Oh, che cosa inquietante. Va bene, magari mangerò soltanto il pesce senza le verdure, non posso darle a voi la mia erba, d'accordo? Non ci riuscite mai a farmi mangiare qualcosa di così schifoso. Va bene, ma adesso andiamo a mangiare però, e ci sarà ancora tanto tempo per godersi questo posto. Prima riempitevi lo stomaco e rimettiamo a posto gli occhi di Keitaro. Ecco, wow, era tutto così buono. Wow. Keitaro, ne avevi di fame, eh? Anche ho mangiato fin troppo. Dai, Keitaro, nuotiamo? No, un attimo, Hiro, prima riposati almeno un'oretta dopo aver mangiato. Se no ti vengono i crampi, no? No, Seto, non voglio andare. Don't worry, I got this. Dai, Felix, tranquillo, ti divertirai, ti prometto che non ti affogo. Ah, Seto e Felix. Oh, ciao, Keitaro. Seto mi ha fatto venire qui fuori senza neanche un po' di crema solare. Oh, ma non dovresti preoccuparti sempre di queste cose. No, invece deve preoccuparsi, è un albino, quello si brucia anche soltanto a pensarla alla luce solare, altro che a starci sotto. Te l'ho già detto, Seto, se non mi metto la crema mi brucio. Mi raccomando, mettetevi sempre la crema solare. Vabbè, dai, andiamo a cercarti la crema dopo aver fatto un tuffo in acqua, così almeno senti com'è bello, dai. Ah, andate anche voi a nuotare, vengo anch'io. Oh, così mi piaci. Ma ragazzi, dovete riposarvi, avete appena mangiato. Ma non esiste questa cosa, Natsumi, dai, nuotiamo e basta. È strano vederti emozionato per qualcosa che non siano i videogiochi, Seto. Sì, si è spogliato appena abbiamo posato i bagagli. Anch'io ero sorpreso per il fatto che avesse già il costume sotto i vestiti. Non c'è niente di male nel mio costume. Meno cose indossi e più ti muovi meglio in acqua. Davvero? Funziona così? Non esattamente, Hiro. L'importante è che il costume ti stia molto aderente, così puoi nuotare più comodamente senza i vestiti che ti trascinano indietro, ecco. Dai, ragazzi, ma non è giusto. Io avevo portato soltanto questi pantaloncini perché non ne sapevo niente di questi trucchetti, altrimenti mi sarei denudato un po' di più. Ma secondo me è meglio non indossare assolutamente niente, voglio dire, se non ci fosse questa stupida regola per cui non si può nuotare nudi. Guarda, questa regola non è soltanto nel camp buddy, Yoichi, Sì, come ti pare, campanellino? Are we going or not? Allora, andiamo a fare il bagno? Hey! Sì, arrivo. Oh, vengo anch'io. Non voglio rimanere qui bloccato con questi perdenti. E voi? Posso venire anch'io? Se Hunter viene, vengo anch'io. Sì, purché campanellino non si metta di nuovo a fare il guasta a feste. No. No, no, Yoichi, non lo faccio, te lo prometto. Natsumi? E tu, Natsumi, allora vieni o no? All right. Vabbè, sì, dai, vengo anch'io. Huh? Non dicevi che era passato troppo poco tempo da quando abbiamo finito di mangiare? Well... sì, vabbè, ma qualcuno deve pur tenervi d'occhio. Guarda che non ci serve di essere controllati a vista. Vabbè, verrò anch'io. Se andate tutti, magari posso sedermi lì e guardarvi giocare. Sì, infatti, Felix, se vuoi posso anche pestarti dei bacioli o qualcosa di simile, se hai un po' paura. Oh, yay! Grazie, Hunter. Ok, allora è deciso. Ok, tutti in acqua. Ci siamo divertiti così tanto, nuotando, giocando insieme nell'acqua. Ero così felice di godermi l'estate con tutti i miei amici. Attenzione, campeggiatori. I vostri scoutmaster hanno finito di prepararvi le tende, così tutti quanti potrete dormire. In ciascuna tenda ci stanno 5 persone, perciò suddividetevi come meglio credete. E Yuri ci tiene ad aggiungere qualcosa del tipo: lo so che siete tutti su di giri per esservi guardati nudi per tutto il giorno, perciò se volete fare una cosa a 5 abbassate il volume. E vorrei che voi portaste tutti i vostri oggetti nelle rispettive tende, wow, ignorando completamente quello che ha detto Yuri. E adesso è anche il momento di cenare, no? Ok, e non dimenticate di cambiarvi perché poi farà freschino. Per ora è tutto, ci vediamo all'ora di cena. E qui si mettono a suddividere le tende in gruppi. E Taiga fa anche il simpatico dicendo: che bello, le nostre tende saranno vicine di mortacci tua. Sì, e infatti Hiro non è molto convinto di questa gentilezza improvvisa di Taiga, che non fa altro che buttarsi giù il costume di lato, però ok. Neanche Hunter si sta fidando di Taiga. Spero tanto che voi imbecilli laggiù non vogliate farci qualche brutto scherzo, altrimenti vi prendo a cazzotti. Oh my gosh. Oh mio Dio, che modi barbarici. Ovviamente Taiga fa anche la parte dell'offesino perché gli sembra di aver ragione. Lo sa benissimo di essere in torto, ma gli sembra di aver ragione. Peraltro divertente vedere che Seto e Felix si sono rifiutati di condividere la tenda con gli altri tre perché gli fanno schifo. Però va bene, anche perché se sono da soli per tutta la notte magari troveranno il modo di impegnarsi, anche se
senza videogiochi. Comunque, a parte questo, vuol dire che staranno 5 da una parte, 2 da un'altra e 3 dall'altra ancora. Quante tende hanno tirato sugli Scoutmaster? Quanti ragazzi ci sono effettivamente nel campeggio? Natsumi non ha ancora capito nulla e pensa veramente che Taiga sia amichevole. Ma ovviamente Yoichi non è convinto, ed è convinto che quella sia tutta una recita. Ha ragione, effettivamente. Vabbè, ragazzi, forse dovremmo crederci un pochino di più in Taiga, no? Sembrava così serio sull'essere nostra amica. No, Keitaro, no. No, Keitaro, lascia stare, davvero. Sì, vabbè, come vi pare. Io lo capisco quando trovo delle cavolate. Yoichi, non parlare così male. Vabbè, tutte cose. Vabbè, via, ora che abbiamo deciso tutti, noi si va alla tenda, eh. Ciao, Felix, andiamo a cambiarci. Ok. Vabbè, allora anche noi faremo meglio a cambiarci. Via, siamo gli unici ancora qui fuori. Sì, sta diventando freddo, mi voglio cambiare. Lasciate che le porti io le borse, i miei muscoli possono fare tutto il lavoro. Grazie, molto, molto gentile, Yoichi. Anch'io voglio essere d'aiuto ad Aiden per sistemare il campeggio, il fuoco e tutto quanto. Hiro, ci porti un po' di legna? Va bene, ci vediamo dopo. E noi che possiamo fare, Natsumi? La maggior parte delle cose sono già fatte, quindi... Ma se volete potete andare avanti e cambiarvi, voglio dire. Mi sembra che Hunter stia morendo già di freddo. Ah, sì, un po' sì. Dai, Hunter, vieni che ti aiuto a vestirti. Ci vediamo a cena, allora. E vanno soltanto così a vestirsi. Questo è il momento in cui nella run di Natsumi succedevano cose. Prima che ce ne rendessimo conto, era già l'ora di cena. E il cibo di Aiden, come sempre, era buonissimo. Poi siamo tornati alle tende, abbiamo dormito, che carini. Wow, la cena è stata buonissima. Non mi ero neanche reso conto di quanto avessi fame. Beh, se c'è qualcosa per il quale ci possiamo affidare a chiappa al vento è sicuramente il cibo. Persino le cose schifose come le verdure lui sa farle bene. Yoichi, dovresti smettere di essere così tanto anti-verdure, ti fanno bene? Bleh, se lo dici tu, perfettino. Anyway. Comunque, che ci fanno quei due lì? E poi a quanto pare i ragazzi si sono accorti che Keitaro e Hunter sono andati un po' in disparte per scrivere il diario. Dai ragazzi, scopriamo che stanno facendo. Ciao, vi state divertendo scrivendo il diario? Oh! Sì, Natsumi, guarda, Hunter mi sta aiutando a decorarlo con degli scarabocchietti carini. Guarda, così è molto più personalizzato. Wow! Hai ragione, molto più carino adesso. Well. Beh, sai, Hunter si è offerto e io pensavo che fosse una bella idea. Beh, onestamente ho visto così tanti spazi vuoti in questo diario e ho pensato che sarebbe bello disegnarci dentro e l'ho fatto. Molto bello! Tra i disegni e le fotografie che ci hai attaccato dentro è tutto veramente fico. Keitaro? Hai fatto tante foto oggi, Keitaro? I'm so excited! Sì! Sono così contento di poter scrivere il diario anche oggi. Per ora che ci hai scritto? Cosa è successo nelle scorse settimane? Scommetto che parli soltanto di me, di quanto sono da sogno. No, assolutamente. Se c'è qualcuno di cui parla Keitaro, quello sono io. Sicuramente ciascuno ha la sua parte nel diario di Keitaro. Esatto. Ogni momento che condivido con voi per me è prezioso. Non voglio dimenticarmi nulla. Ed è per questo che porto sempre con me la macchina fotografica e il diario che mi ha dato Yuri. Sono i due oggetti più preziosi che ho. Keitaro, non dovevi dirlo così forte perché mi sa che qualcuno t'ha sentito. Taiga. Ah sì, Keitaro, Taiga, perché se vuoi avere a che fare con loro ce ne stiamo qui fuori dalla tenda invece di salutarli come le persone normali? Precisely. Esatto, qualcuno ci vedrà e penserà che siamo strani a stare qui, no? State zitti, voi due ci sentiranno. E Taiga sta già macchinando cose brutte, lo sappiamo come andrà a finire questa storia purtroppo. Oh, che ore sono? Il sole è già alto nel cielo. Oh, le 9, devo aver dormito troppo. Oh, Keitaro. Oh, buongiorno, Hunter. Siamo rimasti svegli tutta la notte a scrivere? E ieri eravamo così esausti. Sì, però è tutto fin troppo silenzioso. Dove sono andati tutti quanti? Non lo so, sembra che ci siamo rimasti soltanto noi qui a dormire. Anche Yoichi è andato via, eppure è mattina presto. Già, in effetti, pensavo che anche Yoichi stesse ancora dormendo. Forse sono andati a far colazione. Potrebbe essere quello. Strano che non ci abbiano chiamato, però. Di solito ci svegliano prima di tutti gli altri, così possiamo mangiare. Vabbè, andiamo a scoprire cosa hanno fatto e andiamo fuori, dai. Oh. Ah, però prima magari mettiamoci il costume, che è asciugato mai da nessuna parte perché non è stato appeso fuori, non si sa dove era. Ok, va bene, Keitaro, me lo infilo subito e poi mi metto il costume. No, oh, si sta bene qui fuori oggi. La spiaggia è veramente un bel posto in cui svegliarsi. Davvero, non pensavo che la brezza dell'oceano fosse così piacevole al mattino. Io non ci posso ancora credere che questa sia la tua prima volta in spiaggia, però, voglio dire, a me piaceva andare con la mia famiglia in spiaggia quando ero piccolo. Nah, sai, io non sono mai andato in posti come questo. Mi sono perso
perso tante cose. Meno male che i tuoi genitori ti hanno mandato qui per quest'estate, altrimenti non ti avrei mai incontrato. Hai ragione, Keitaro. Mi sono fatto un sacco di amici ed è tutto grazie a te. E che sai, i miei genitori sono sempre a preoccuparsi del lavoro e anche quando non hanno da fare, non so se mi porterebbero mai in spiaggia. Perché? Non sei mai andato in vacanza con loro, Hunter? Sì, ok, ma sai... non gli piace molto stare all'aperto. La maggior parte delle volte siamo andati a delle convention, a dei musei, posti dove le persone possono fare affari mentre io mi diverto, insomma. Ah, ok, capisco. Finalmente ne sappiamo qualcosa in più sulla famiglia del povero piccolo Hunter. Sai, io la natura la leggevo soltanto attraverso i libri, così come il campeggio e il passare il tempo con gli amici. E fare tutte queste cose adesso mi rende molto felice. Oh, sono così felice che tu ti stia godendo questo viaggio in spiaggia, Hunter. Sì, è bello sentire la sabbia calda fra le dita. Buongiorno voi due. Hello. Oh, ciao Yuri. Buongiorno. Dormiglioni, siete gli ultimi a svegliarvi. Hunter e io abbiamo passato buona parte della nottata a limonare? A limonare per caso? No, a scrivere il mio diario. Anyway. Comunque sì, Yuri, dove sono tutti? Abbiamo perso un'attività per oggi? No, no, stanno semplicemente facendo ciascuno i fatti loro. Questa giornata la potete impiegare come meglio credete per divertirvi. Nessuna attività, nessun orario e fate quello che volete. Wow, ecco perché nessuno ci ha svegliato. No, in realtà i vostri amici non vi hanno svegliato perché voi due eravate incollati, abbracciati l'uno all'altro. Cosa? Davvero? Beh, questo è quello che spero io, ok? Ah, comunque sì, stavo giusto venendo a svegliarvi per farvi fare colazione, ma visto che siete svegli... Run along now. Perché non andate a mangiare? Alcuni dei vostri amici sono già lì. Grazie Yuri, andiamo subito. Piccola Yuri maniaca. Buongiorno Natsumi. Oh. Oh, eccovi Hunter, Keitaro. Potete venire con me a fare colazione. Aiden ha preparato uova e salsicce. Perfette per iniziare un'altra giornata qui alla grande sulla spiaggia. Leggerissima poi sta colazione. Oh, sono contento di averti trovato Natsumi. Pensavo che ci fossimo persi qualcosa. Ma no, è che stavate dormendo così bene che ho detto a Hiro e Yoichi di lasciarvi un po' dormire. Lo so che vi eravate stancati da ieri, wink wink, per la passeggiata. Huh? Sì, ma dove sono Yoichi e Hiro in questo momento? Perché non stanno mangiando con Natsumi? Ma guarda, li avete mancati per un pelo, sono scappati appena hanno finito di mangiare. Sapete che quei due fanno sempre a gara per qualsiasi cosa. Eh sì, anche per chi viene prima. Allora, io invece ero un pochino in ritardo, perciò sono rimasto a pulire gli avanzi della sera scorsa, in modo che Goro non ci sgridasse una volta sveglio. Wow, Natsumi, come sei responsabile. Oh, grazie Keitaro. Natsumi, dovresti prenderti una piccola pausa da tutte le faccende che fai, sai? Gli Scoutmaster ci hanno detto che oggi dobbiamo solo divertirci. Well. Sì, ma per me è divertente farle facce, ma smettila. Però ho capito cosa vuoi dire, Hunter. In effetti ho in mente di nuotare per tutto il giorno, perciò sto facendo il pieno di carboidrati. E voi due? Considerando i vostri talenti, scommetto che farete qualcosa di super creativo mentre siamo qui in spiaggia. Oh sì, in effetti hai ragione, non avevo mai fatto così tante foto come ieri e le ho anche messe nel mio diario. Vabbè dai, sembra che anche voi abbiate un piano per la giornata allora. Allora vado a prendere la macchina fotografica, ci si vede? Keitaro. Aspetta Keitaro, la colazione è andato. A volte si emoziona veramente tanto quando si parla del suo hobby, vero? Già, è così divertente vedere Keitaro in quel modo. Beh, anche tu sei uguale quando si tratta di arte, Hunter. Oh sì, hai ragione. Comunque sia, non ho potuto fare a meno di notare che hai lavorato un po' sul problema di ieri, giusto? Sono molto felice di vederti di nuovo così allegro. Pare che parlare con Keitaro ti abbia aiutato. Eh sì, parlare mi ha aiutato molto. Mi ha fatto capire che non dovrei essere troppo cattivo con me stesso. Però voi ragazzi avevate ragione, non dovrei pensare troppo e rimuginare troppo. Posso comunque fare tante cose interessanti. Oh, mi fa molto piacere vedere che ci sei arrivato, Hunter. Sono molto felice, mi sento come un fratello orgoglioso in questo momento. Proverò anche a migliorarmi come persona, voglio dire, non voglio essere sempre lì a dipendere da voi ragazzi. Sono certo che ce la potrai fare, Hunter. Devi semplicemente provare a fare del tuo meglio e le cose piano piano, un passo alla volta le fai. Per adesso dovresti rilassarti e goderti la vita. Siamo in vacanza. Grazie, Natsumi, ci proverò. Oh, ciao, ho preso la macchina fotografica. Mi sono perso qualche cosa? Sì, la colazione. Hello. Bentornato, Keitaro. Stavamo semplicemente parlando. Ma sono foto quelle nella tua tasca, Keitaro? Hai già fatto un po' di foto qui, vedo. Beh, sì, sai. Ieri può darsi che mi sia perso qualche occasione di fare foto e quindi...
sembra che tu abbia anche qualcos'altro con te, Keitaro. Ah, dici paletta e secchiello? No, ecco, ho pensato che poteva essere divertente costruire qualche castello di sabbia prima di metterci a nuotare. Sarebbe bello anche fargli una foto a un castello di sabbia. Oh. Ah, sembra una bella cosa, Keitaro. Yeah. Dai, allora vieni, Hunter, cominciamo? E vabbè, e si sono dimenticati entrambi di far colazione. Vabbè, a quanto pare ci sono altri due amici di fretta di cui mi devo prendere cura. Povero piccolo Natsu, mi sembra occuparsi di tutti in questa run. Ok, questo sembra il punto perfetto e non parliamo del punto del video scorso, ma di quello per fare un castello di sabbia. È la prima volta che fai un castello di sabbia, vero Hunter? Sì, Keitaro. Perfetto, perché anche la mia. Davvero, pensavo che tu fossi già stato in spiaggia prima d'ora. Yeah. Sì, però io giocavo nell'acqua più che altro. Vabbè, sarà divertente fare una cosa nuova insieme allora. Esatto, non vedo l'ora di fare una bella foto quando sarà tutto finito e sarà fichissimo. Beh, se lo vogliamo fico, dovremmo costruirlo molto grosso e elaborato allora. Sarebbe bellissimo, cominciamo! Oh, che carini! Cominciamo a mettere la sabbia dentro il secchio. Oh, vabbè, fin lì ci possiamo arrivare, dai. Ecco fatto, dovrebbe andare... No, è caduto. Forse Keita la dobbiamo aggiungere un po' d'acqua, così potrà essere un po' più stabile. Oh. Sì, hai ragione, perché non ci abbiamo pensato prima. Ah, hanno fatto il castello di sabbia solo con la sabbia, ragazzi, ma... Ok, adesso dovrebbe andare meglio. Ma visto che questo è un grosso castello, ci servirà una base più grande. Perciò ci serve altra sabbia. Okay, così potremo fare tante piccole montagnette una sull'altra. Tipo questo, Hunter? Sì, così va bene, Keitaro. Ok, sembra tipo una torta di compleanno adesso. Sì, adesso dobbiamo costruire tutte le parti intorno. Davvero è la prima volta che fai un castello di sabbia, Hunter. Sembra che tu sappia molto bene dove mettere le mani. Wink, wink. No, sai, è perché è un po' come scolpire con l'argilla. Ah, beh, in effetti sei un artista e quindi sei versatile, giusto? Ma no, in realtà no, può farlo chiunque, ne sono certo. Sempre super timido lui, eh. Davvero? Allora proverò anch'io a fare la stessa cosa dall'altra parte, se è così. Sta venendo bene, dai. Proviamo a decorarlo un pochino adesso. Oh, con le finestrine, guarda, Hunter, adesso sembra veramente un castello. Oh. Aspetta, ma tu come hai fatto a fare tutte quelle porte e finestre così perfettamente? Oh. Ho usato le dita per fare dei buchini e riempire tutti i bordi. Davvero? No, mi stai prendendo in giro. L'hai già fatti dei castelli di sabbia prima d'ora. Dai, di la verità. No, ma te l'ho detto, è un po' come scolpire nell'argilla. Comunque sia, vorrei mettere un tocco finale. Wow, delle alte torri. Wow. È così bello, Hunter. Vuoi aggiungere anche tu un paio di torri, Keitaro? No, no, non c'è bisogno, non mi verrebbero mai belle come le tue. Ho troppa paura di toccarlo, paura di rovinare tutto. Non voglio distruggere il tuo regno, anzi il nostro regno. Ah, sembra divertente il nostro regno. Già, come re e regina. Aspetta, penso di sapere cosa serve, una bandierina magari? Ok, hanno messo le conchigliette, ci sta, e adesso delle bandiere, come pensavo. Oh, Keitaro, come sei divertente. Di solito sono sempre da solo a fare queste cose, finalmente farlo con qualcuno è così divertente. Ma certo, è sempre bello fare insieme le cose che si amano, e poi farle con qualcuno di speciale è ancora più bello. A proposito, adesso devo fare una bella foto del castello, non vedo l'ora di metterla dentro il diario. Vai pure, Keitaro. Che bella foto. Wow, wow, sembra molto più carino in foto. Oh, guarda, Keitaro e Hunter, che state facendo voi stupidi tutti soli? Oh, ciao ragazzi, abbiamo appena finito di costruire il nostro primo castello di sabbia. Non avrei dovuto chiederlo, lo sapevo che sarebbe stato qualcosa di imbarazzante. Non è imbarazzante, guarda, ci siamo divertiti un sacco per farlo, dovresti provarci anche tu. Oh, fatemi vedere com'è venuto. Hiro, è proprio dietro di... No, dove è finito? No, niente, mi sa che le onde l'hanno lavato via mentre non stavamo guardando. No, il nostro regno. Ragazzi, guardate che non c'è bisogno di inventare delle scuse per dire che stavate limonando, eh. Yoichi, non stavamo facendo niente del genere. Keitaro, mostragli la foto. Yeah. Ah sì, effettivamente, per fortuna ho fatto una foto prima che arrivasse il mare. Guardate. Wow, hai ragione, era proprio bello. Well. Beh, sai, l'ha fatto Hunter in realtà, è molto bravo a costruire queste cose. Beh, non ne sono sorpreso, Hunter è veramente molto bravo a fare le cose di manualità. Immagino che con qualche oggetto strano potrebbe comunque tirar fuori un capolavoro. Huh? Cosa? Fammi vedere la foto. Huh? Nah, niente di che, potrei farlo in un attimo se volessi. Anzi, non soltanto sarebbe meglio, ma sembrerebbe proprio una fortezza. Beh, se la fai con i sassi come dici tu, però non sarebbe più un castello di sabbia, no? Beh, hai soltanto paura che sembrerebbe più figo di qualunque cosa tu possa fare, testa rossa. Vado a prendere dei sassi. Oh, hai completamente dimenticato qual è il punto della situazione, torna qui. E vabbè, niente, quei due non esauriscono mai le batterie, vedo, eh.
Beh, tuttavia credo che nessuno riuscirà mai a vincere se entrambi cercano di dominare l'altro in questo modo. Beh, dai, perlomeno si divertono. Non ho mai pensato che potessero andare così d'accordo. Comunque, Hunter, penso che per oggi ho fatto abbastanza foto, sai? Ah, davvero? Allora cosa vuoi fare? Beh, visto che abbiamo saltato la colazione, andiamo a pranzo a questo punto. Sicuramente avrai fame. Hai ragione, abbiamo proprio saltato la colazione. Già, scusa, che mi sono emozionato, t'ho trascinato via. It's okay. No, no, va bene, Keitaro, ero anch'io emozionato. Vabbè, torniamo al campeggio allora, ok? Beh, ragazzi, se volete pranzare, sto ancora cucinando. Sono un po' in ritardo, visto che Yoshinori aveva bisogno di me per altre cose. Mannaggia, chissà quali erano. Oh. Ah, allora diamo una mano a preparare il pranzo, signor Aiden? Mi sembra un'ottima idea. Oh, ragazzi, che bello, ho dei volontari oggi, eh? Beh, di solito ci penso Sairo ad aiutarmi, ma anche qualche altra mano in più non la disdegno. Quanto ve la cavate bene nelle faccende di cucina? Beh, Iro mi ha insegnato qualcosina sulla cucina l'altro giorno. Oh. Ah, è vero, avete lavorato insieme per fare la zuppa che ho mangiato quando ero malato. Awesome! Bello. Non sapevo che ti sapessi muovere in cucina, Hunter. Ah, no, non così bene, Aiden. E nemmeno io so bene come potrei essere d'aiuto. It will be fine. Non c'è problema, sicuramente ho qualcosa da farvi fare. Hunter, per favore, taglia un po' di ingredienti. Keitaro, raccogli un po' di legna e fai il fuoco. Lo potete fare? Sì, signore. Keitaro. Allora, senti, prendi un po' di legna dalla tenda degli Scoutmaster, ok, Keitaro? Va bene, vado subito. E io comincio a tagliare gli ingredienti, allora. Va bene, grazie per l'aiuto. Mi risparmierete un sacco di tempo. Sai proprio come usarlo quel coltello, Hunter. Oh, grazie. Wow. Sai, potessi diventare un bravo chef un giorno se tu volessi. Vedo un bel po' di potenziale. Oh, oh no, no, è che io magari sono bravo con le mani, ma no, non sono molto bravo con i sapori. E credo che sia una parte importante quando si cucina, no? Well. Beh, sai, con un po' di pazienza e duro lavoro puoi sempre imparare, no? Sì, probabilmente hai ragione te. Certo che tu ne fai tante di cose diverse qui al Camp Buddy, incluso Yoshinori. Vorrei veramente imparare anch'io così tante cose utili mentre sono qui e posso farlo. Oh. Beh, guarda, sarei contento di insegnarti tutto quello che so, se vuoi. Vuoi lavorare duro per far colpo su qualcuno, per caso? No, io non... Well. Beh, se pensi di corteggiare qualcuno, direi che il modo migliore per arrivare al cuore di un uomo è attraverso lo stomaco. Quello che sto dicendo è vero, sai, è veramente facile innamorarsi di qualcuno che sa come cucinare. Quindi ci sono tante persone innamorate di te, Aiden? Beh, guarda, ti posso soltanto dire che il vecchio Aiden era parecchio popolare nella sua città. Beh, sai, a dire la verità, in questo momento sto cercando di fare colpo su qualcuno, ma può essere veramente un... lo sapevo! No, ragazzi, allora, parliamoci chiaro. Lo so che le run di Scoutmaster Season sono due, Aiden e Goro, ma per me quella canon è quella di Aiden. Per me Goro aveva una cotta non ricambiata per Yoshinori secondo me ha sempre avuto cose con Aiden e viceversa. Non mi toglierete mai quest'idea, la coppia canon è Yoshinori-Aiden. Invece con Keitaro la coppia canon probabilmente è... oddio, non lo so, forse Taiga, non lo so, ci devo ancora pensare. No, dicevamo. Hey. Aspetta un attimo, perché stavamo parlando di te improvvisamente, siamo qui a parlare di me invece? Insomma, la razza di Monello, basta così, You better hurry. Comunque sì, adesso torna a tagliare le verdure. Aiden, ho portato la legna. Thanks. Grazie, Keitaro, mettila là. Oh, finalmente ci siamo. Keitaro. Ok, tutto a posto, bimbi? Sì, è che non sapevo che il legno fosse così pesante. Beh, non è che dovevi portarlo tutto in un viaggio solo, sai. Adesso sei tutto sudato. Oh, sudato. Beh, sì, dopo tutto mi fa bene un po' di esercizio. E tu tutto a posto, Hunter? Sì, sto soltanto... Ora si taglia, Ora si taglia perché si è agitato. Ow. Che vi dicevo? Ehi, attento, Hunter. Oh, ti senti bene? Oh, no. Mi sono tagliato. Hunter, stai sanguinando. At your service. Me ne occupo io, vieni qua. Keitaro, mi aiuti un attimo con dei cerotti? Sì, subito. Oh, piccolo Hunter. Dai, devi stare più attento. Che cosa è successo? I'm sorry, I didn't mean to... Mi sono distratto per i muscoli sudati di Keitaro. No, volevo dire. Ah, sì, vabbè, ho capito. Non importa che tu me lo dica ad alta voce, guarda. Stavi guardando com'è Keitaro sudato, eh? Dai! Aiden, per favore, zitto. Non ti preoccupare, il nostro piccolo segreto, wink wink. Aiden comunque sta diventando il mio personaggio preferito in tutto questo, Ecco qua i cerotti. Ok, perfetto. Dai, sei a posto, come nuovo. Comunque sì, grazie mille per l'aiuto, ragazzi. Mi avete risparmiato un sacco di tempo a portarmi la legna e a tagliarmi gli ingredienti. Ma posso almeno guardarti cucinare? Vorrei imparare qualcosina sui condimenti. Sure thing. Certo, guardami pure. Però non farti male di nuovo, Oh. E io farò delle foto. Aiden, accontentati.
continuato a preparare il pranzo insieme ad Hunter, che era così emozionato e chiedeva un sacco di cose. Hunter non vedeva l'ora di provare cose nuove, evidentemente, wink wink, e stava imparando molto in fretta. Secondo me lui è nato con tanti talenti. E quando il cibo fu finalmente pronto, Aiden ci chiese di radunare tutte le persone per il pranzo, e come al solito Hiro si è strafogato. Allora adesso che si fa? Ci sarà un'attività da fare più tardi? Non credo. Hanno detto che oggi era tutto vacanza, perciò penso che potremo fare quello che ci pare. Il che non era mai successo nelle altre run, se ci pensate, perché c'era sempre stata qualche attività che qui è stata invece anticipata. E se andassimo di nuovo a nuotare? No, grazie, è tutto il giorno che sono in acqua. Altrimenti mi spuntano le branchie. Beh, sicuramente ci sei stato fin troppo nell'acqua di mare, visto quanto sei acido. Cos'hai appena detto? Dai ragazzi, per favore, ma non vi stancate mai di becchettarvi? Oh, aspetta, mi è venuta un'idea. Ora che ci siamo, perché non ci divertiamo tutti insieme? In che senso, Keitaro? Eravamo tutti così impegnati a fare ciascuno le proprie cose in spiaggia che mi mancate, ecco, un po' che non stiamo tutti insieme. That's great. Ottimo, Keitaro. Potremmo andare fuori e giocare un po'? Oh, ma non mi ascolti? Io non ne posso più di stare fuori. Voglio stare un po' tranquillo qui, ok? E se giocassimo qualcosa finché siamo qui nella tenda? Abbiamo tutto il pomeriggio libero dopo tutto. Ok, sembra divertente, ma che gioco potremmo fare? Occhiolino, occhiolino. I have an idea. Che ne dite di obbligo verità? Ho sentito che fa parte della guida dei ragazzi fighi per i party games. Servono due o più amici. Vabbè, invece tu sei nella guida degli scout più imbarazzanti di sempre, scemo. Senti, non mi sembra che tu abbia idee migliori, Yoichi, eh? Aspetta, aspetta. Secondo me è divertente, voglio giocare. Dai, io me ne tiro fuori. Come on. Dai, Yoichi, sarà divertente. Va bene, se Mr. Perfettino dice che sarà divertente, chi sono io per dire di no? Non so neanche come funziona questo gioco. I've read about this before. Ma io veramente l'ho già sentito parlare, le regole sono semplici. Praticamente, ogni volta che è il tuo turno, scegli qualcuno e gli dici obbligo verità. Se la persona sceglie verità, devi fargli una domanda e quello deve rispondere sinceramente. No, io prevedo gli schiaffi, ragazzi. Se invece scelgono obbligo, devi fargli fare qualcosa scelto da te. Te l'ho detto, è imbarazzante, ma chi lo vuole giocare un gioco del genere dove puoi semplicemente mentire per vincere? Actually... No, il punto del gioco è che non devi mentire, sennò perdiamo il divertimento. E poi siamo tutti amici intimi ormai, no? Voglio dire, diciamoci la verità e basta. Va bene, che gioco di... Perché sei sempre un guastafeste per questi giochi, uomo lupo? Hai paura che ti diamo degli obblighi troppo imbarazzanti o che scopriamo i tuoi sporchi segreti? What? Perché dovevi aver paura io? Se non hai paura, allora gioca e basta. Fine. Va bene, va bene. Tanto non mi lascerete in pace finché non accetterò di giocare, vero? Anyway. Vabbè, cominciamo prima che Yoichi ci abbandoni. Inizio io. Keitaro. Scelgo te, Keitaro. Oh no. Io perché? Obbligo verità? Allora, facciamo obbligo? Ok, ho l'obbligo perfetto. Spero che tu sia pronto, Keitaro. Questo sarà imbarazzante. All right. Va bene, allora senti, ti obbligo a disegnare un fiore sulla tua faccia per farlo vedere a tutti. Con l'inchiostro indelebile. Oh. Ma certo, Natsumi. Aspetta, Keitaro, stai veramente andando a disegnarti un fiore? Sì, oh. Già fatto. Wow, Keitaro, ma non così. Dammi il pennarello, te lo faccio io. Vedi le curve dei petali che sto facendo, Keitaro? E questo invece è lo stelo. E poi la punta. Ah, no, Natsumi, sei sicuro? Ok, fatto. Mi sa che quello non è un fiore però, Avevo capito che Natsumi era andato ad aiutare Keitaro a disegnarsi un fiore in faccia. Non che se ne fosse disegnato uno anche lui per fargli vedere come si disegna un fiore che non è un fiore. E vabbè, Yoichi sta morendo dal ridere, giustamente. Che c'è? Perché state ridendo tutti? Perché non hai disegnato un fiore sulla tua faccia, hai disegnato un'altra cosa, Mr. Perfettino. Mi sa che non l'ha fatto apposta, sai? E poi questo fiore è esattamente quello che ho disegnato per prendere il mio budget artistico. Questo non aiuta comunque. No, vabbè, non ce la posso fare con questo scemo, guarda. No, scusami, Natsumi, non ce la posso fare nemmeno io. È che... No, anche tu stai ridendo, Hunter. Natsumi, forse è meglio se ci leviamo questa roba dalla faccia, guarda. Dai, non ci posso credere. Sei riuscito a essere talmente imbarazzante da rivoltare una cosa contro Keitaro contro te stesso. Beh, dai, Natsumi ha fatto del suo meglio. Alla fine l'idea non era così male. Sì, era ovvio che tu dicessi qualcosa del genere. Sei imbarazzante esattamente quanto lui. Scommetto che posso fare di meglio di quello che ha fatto lui, eh. Vabbè, sentiamo, adesso è il mio turno. Obbligo verità, Yoichi. Davvero?
Uomo rana, con me? Ma è facile. Non sono certo un codardo, perciò scelgo obbligo. Sei sicuro? Guarda che non puoi rimangiartelo dopo. Dai, fai del tuo peggio, uomo rana. Va bene, l'hai voluto tutti. Obbligo, ah! Dannazzomi un abbraccio di un minuto intero. Che razza di cosa è quella? Oh, sembra una cosa così dolce. Yoichi non mi ha mai abbracciato. E non lo farò mai, non c'è versi che mi strusci con tosto perdente. Non avevi detto di poter gestire qualunque situazione inventata da Keitaro, uomo lupo? Non pensavo che tu avessi paura di un abbraccino. Va bene, aspetta, uomo rana, mi vendicherò, Oh, Yoichi, sei così coccoloso. Pensavo che saresti stato molto più ruvido di così con tutti questi muscoli. Stai zitto, mister perfettino. È ancora tutto troppo strano per te, Yoichi, non ti preoccupare, ricambierò il tuo abbraccio. Ah, lasciami andare. Che ti serva da lezione, uomo lupo. Mai visto Yoichi arrossire così tanto. Ehi, uomo lupo, vuoi che ti abbracci anch'io? Sembri così coccoloso. Stai zitto, testa rossa. È passato il vostro maledetto minuto? Quasi, puoi andare adesso, Yoichi. Oh, finalmente. Che bravo cagnolino, sempre ad ascoltare gli ordini di Keitaro. Vuoi che ti prenda un biscottino? Basta. Prima volevo prendermela con l'uomo rana, ma adesso me la prendo con te, testa rossa. Obbligo o verità? E spero che tu scelga obbligo, altrimenti ti prenderò a calci. Va bene, scelgo obbligo. Voglio dire, con questo stupido uomo lupo, che cosa mai mi potrà capitare? Ti devi spogliare. Ti obbligo a spogliarti. Ma è ridicolo, non lo farò. Yoichi, non è un po' troppo così? Questo non è un po' bullismo? Visto? Ve l'avevo detto che questo gioco era imbarazzante. Le regole dicono che... Va bene, non voglio essere quello che infrange il gioco e rovina tutto, ok? Visto? Sei felice ora? Spero di sì, effettivamente. Hunter è un po' in imbarazzo. L'hai fatto davvero, testa rossa? Oh, e questo è parte del gioco. E poi sono bravo negli sport, io a differenza tua. Sono un tipo sportivo, so perdere. Dai, uomo rana, fagli una foto del suo... Cosa? No, assolutamente no. Una cosa alla volta puoi chiedere. Sì, vabbè, ma questo non apprezzo, dai. Ma poi perché stai ridendo così tanto, uomo lupo? Sei così felice di vedermi nudo? Ti piacerebbe, eh? E chi la vorrebbe vedere quella carotina triste? Questa carota triste. Comunque no, non c'era bisogno di spogliarsi completamente, Hiro. Yoichi ha detto soltanto di spogliarti. Potevi anche rimanere in mutande, che non avevi però perché eri in costume. Vabbè, tanto mi avete già visto tutti. Voglio dire, abbiamo fatto il bagno tutti insieme. Sì, però è strano continuare a giocare se tu sei l'unico nudo. Hiro, ti prego, rimettiti il costume. Va bene. Aspetta solo che tocchi a me, uomo lupo. Ah, questo gioco è più divertente di quanto pensassi. Natsumi, è il mio turno adesso. Adesso, vero? That's sì, right. Esatto, Hiro, perché... Ok, uomo lupo, ti sfido a spogliarti, anche tu, tutto quanto, tutto nudo. No, ma perché sti due sono così? Ma si trova in una camera. No, questo non lo puoi fare, devi selezionare un obbligo diverso da quelli selezionati finora. Ah, colpa tua, scemo, testa rossa. E a proposito, prima mi dovresti chiedere obbligo verità, cretino. No, non è giusto, state barando. Sei tu che ci volevi giocare, scemo. Va bene, come volete voi. Hunter, scelgo te. Io? Già, obbligo verità. Non voglio spogliarmi, quindi verità. Ok, allora Hunter, dici la verità. No! Hai una cotta per Keitaro? Hiro, non è una cosa un po' troppo personale da chiedere? Oh, l'avete detto voi che mi dovevo spogliare. Le cose sono personali adesso. E poi mi sembra strano che Keitaro stia trascorrendo così tanto tempo con qualcuno che non è il suo migliore amico a differenza mia. Non che ci sarebbe qualcosa di male, semplicemente sono curioso. Qui non è per niente tossica come persona, Hiro. Hiro, Hunter ed io... Stiamo insieme molto tempo, perché... L'ho chiesto ad Hunter, non a te, Keitaro. Io devo andare in bagno. No, non è giusto, non può fare così per evitare le domande. Avete visto la faccia di Campanellino? Era rosso come un pomodoro. Se non vi dispiace vado a cercarlo. Ehi, gioco! Povero Hunter, probabilmente la sta tenendo da quando siamo arrivati qui a giocare. Ma che ci credi veramente, mister perfettino? Ma smetti, non doveva andare in bagno. Ah, dite che lui è andato via perché era stato messo in imbarazzo dalla domanda di Hiro? Ovviamente? Allora, veramente una cotta perché... Ma guarda, Sherlock, ci sei arrivato finalmente! Bravo! Oh. Ah, quindi voi lo sapevate già? Com'è che non me ne ero accorto? Perché c'hai un problema, Natsumi! E andiamo, dai, non si può negare che anche Keitaro si sia comportato sempre in modo strano con Hunter. Io volevo soltanto sapere se stanno insieme o no. E perché ti interessa tanto? Ragazzi, non ci dobbiamo fare troppo gli affari loro. Ci diranno quello che ci vorranno dire quando ce lo vorranno dire. Sì, mi sa che hai ragione. Vabbè, continuiamo a giocare finché non tornano. Sì, infatti, tanto è di nuovo il mio turno. Hiro,
obbligo verità. What? Ma basta, scegli di nuovo me. Il povero Hunter è scappato perché si è sentito troppo in imbarazzo. Ma proseguiremo questa discussione nel prossimo episodio di Camp Buddy. Devo dire che questo gioco di obbligo verità è stato molto molto divertente. Siccome so che lo volete, adesso scopriremo qual era l'altra cosa che potevamo farci chiedere a Natsumi. Se chiedevamo la verità, che cosa succedeva? Cominciamo con una cosa semplice come la verità. Non lo so, Keitaro, se ti conviene. Ho già una brutta cosa da chiederti. Oh no. Qual è il peggior momento imbarazzante o la cosa peggiore più imbarazzante che tu abbia mai fatto in classe? Wow, non è proprio la cosa peggiore che tu potessi chiedere. Sentiamo, uomo rana. Beh, una volta in classe ero molto stanco perché avevo dormito da Hiro. E così mi sono addormentato nel mezzo di una conferenza. E alla fine l'insegnante mi ha svegliato perché stavo russando. Beh, non stavi facendo soltanto quello, Keitaro. Digli tutto il resto. Hiro. Keitaro non stava semplicemente russando, stava gemendo. Sembrava che stesse avendo un bel sogno, se voi ragazzi capite cosa intendo. Oh, Hiro, non dovevi dirgli anche questa cosa. Ah, uomo rana, sei veramente un pervertito senza vergogna. Keitaro, sembra tutto molto imbarazzante, in effetti. Visto, ragazzi? Hunter pensa che sia divertente, quindi sono contento di averglielo chiesto. Però adesso sono curioso, che versi hai fatto esattamente? Sì. Sembravano qualcosa tipo... O era più qualcosa tipo... Vabbè, lasciamo perdere Natsumi e Hunter se la ride. E io ci fa quello che farei in questo momento. Vabbè, via, non ci posso credere che tu sia così perdente. Sei riuscito a scegliere una cosa che doveva imbarazzare un altro e rendere imbarazzante te stesso. Io non ho parole. E qui la discussione va avanti allo stesso modo, finché Hunter non si trova di nuovo sulla spiaggia. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento. E mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se avete mai giocato obbligo verità e solitamente la partita come è andata per voi. Ciao! E attenzione a non giocare a questo gioco se non siete completamente sicuri di poter dire la verità. Io eviterei. Ciao ciao!